L'app è andata. Pete, riesci a vedere? Dammi un attimo, Miles! Ci penso io, è tutto ok. Sì, anche qui non va. Ehi, Genki! Lo so, lo so. La rete di telecomunicazioni non ha retto. Cosa succede alle richieste inviate? Restano in coda, ma... Un attimo. Forse ho un'idea. Fai in fretta. Prima che l'app andasse offline, ho visto una richiesta tra Liberty e Broadway. Sto andando. Che casino! Marco, cosa ti ha preso? Diretta dal distretto finanziario. Eccoli! Ti ho preso, resisti! Tutto ok? Ora sì. Grazie mille. Ehi, al capo, serve una mano! Spider-Man, hai un secondo? Mi ha chiamato la centrale, ma la linea è saltata. Dobbiamo subito portare i soccorsi. Subito, capo. Ci siamo. Signor Parker, mi serve aiuto per sistemare l'app. Dimmi tutto. Vai sul tetto dell'edificio tra Ward e Lafayette. Qual è il piano? Ci vorranno ore prima che le infrastrutture tornino a funzionare. Ci serve una rete tutta nostra. Ambizioso. Da quanto tempo ci stai lavorando? Lo sognavo da quando ero in seconda media, ma il piano vero e proprio è di... 2 minuti fa. Deve esserci un lanciadroni qui attorno. Che cos'è questa roba? Ricerche sull'ambiente per una startup. Il lanciadroni serve per i sensori d'alta quota. E questa startup ci ha autorizzati? Sì. Ho parlato con il capo. Tipo in gamba. Non vedeva l'ora di aiutare Spider-Man. Ok, dimmi cosa fare. Hai ancora la stampante 3D nei lanciaragnatele, giusto? Devi creare una cosa alla svelta. Ti ho inviato i progetti. Ce li ho. Sembrerebbe un drone. Noi non spiamo la gente. Oh, no, no, no. Segue solamente i newyorkesi che inviano messaggi all'app. Il software li manda a questi droni che io chiamo assistenti meccanici computerizzati. AMCO. Ho appena creato un amico. Esatto. In seconda media ero un portento. Ok, ora... Come lo facciamo volare? Ci sono molte interferenze, quindi cerca di seguire il percorso indicato sul visore. Io provo a potenziare il segnale. La rete è tornata attiva. Invio una notifica agli utenti. I rapporti dovrebbero arrivare a momenti. Funziona! Di nuovo in pista. È arrivato un rapporto. Vieni indietro. Forza. Così. Abbiamo tutto il tempo. Gli sbirri sono distratti dalla sabbia. Ripuliamo questo posto. Dai, carichiamo. È qui! Distruggiamolo!
furti d'armi? Non se ci sono io! Attieniti al piano! Sono arrivati i tempestatori, ragno! Si può sapere chi ha deciso di creare un poligono qui? Penso che lancerò una petizione per sostituire i poligoni con attività più simpatiche! Non so, un club dei complimenti! Non fanno male a nessuno e sono gratis! Tipo... Oh, lei sì che incassa bene i pugni! Bravo! Occhio! Sì! Senti come suona bene! Meno armi, più complimenti! Sistemo io! Cavolo, erano parecchi. Approfittare della sabbia che blocca la città. Chissà cosa gli ha preso a Marco. Ne arrivano altri. Accogliamoli a doveri, in stile Spidey. Sei una seccatura! Sì, è uno dei miei superpoteri. Sente? L'app non funziona. Lo so, sto provando a migliorarla. Dammi un minuto, ti richiamo. Cavolo, credi ce l'abbia con me? Lo stress a volte si manifesta come rabbia. Concentrati sulla gente da salvare. Ora sembri tu quella arrabbiata. No, Miles, sono solo concentrato. Lo dice anche mia mamma quando è arrabbiata. Ma dai, ormai dovresti conoscermi. Quando è che mi hai visto arrabbiato? Vediamo. Era una domanda retorica! Tipo, quella volta che stavamo giocando a casa tua e continuavi a perdere. Non ce l'avevo con te! Ero arrabbiato con l'universo! Ragno stecchi, come piace a me! Ok, l'app è quasi pronta. E già che c'ero, ho pensato di svecchiarla un pochino. Non perderci troppo tempo, deve solo raccogliere le richieste dei cittadini. Certo. Mentre la pace si aggiorna, ampliamo la rete. Ora sento Miles. Ehi, di là! Non riusciva a respirare. Miles, ci sei? Sì, dimmi. Raggiungi il tetto di quel palazzo. Ehi, sembravi stressato prima. Tutto bene? Già. Beh, ci sono un mucchio di cose da fare. Ho fame e nel distributore sono rimasti solo cracker a basso contenuto di sodio. Ah, che rottura! Me la caverò. Allora, sono riuscito a finire quell'aggiornamento per l'app di cui ti parlavo grazie a un amco. Ah, oh, è vero, non puoi ancora capire la battuta. Tra un attimo sarà tutto più chiaro. Ok, ci sono. Deve esserci un lanciadroni nelle vicinanze. Non vedo niente che somiglia a un lanciadroni. Forse è sotto la sabbia? Ok, vedo il lanciadroni. E ora? Serve un AMCO stampato in 3D.
Ho capito. AMCO. Fammi indovinare. Aereo mobile di collegamento? Quasi, ma ora non importa. Il punto è che usa segnali correlati su scala spazio-temporale. Calcoli in wireless. Sei un genio, Genki. Ah, ma dai. Ti ho inviato il percorso con la massima stabilità di rete. Rispettalo e avremo il segnale necessario. Ok, connessi alla rete locale. Rapporto in arrivo. Visto, vado subito. Spider-Man era al circolo delle armi. Sbrighiamoci prima che arrivi. Ehi, serve una mano? Avete perso le chiavi? C'è un fabbro più avanti! Ora cominciamo a ragionare! Siete bravi a mettervi in tanti contro un blindato indifeso! E se invece di rubare provate, che ne so, a dare una mano a salvare i cittadini? E spacciamo! Sì, mamma! E tu? Sì, sono in centro ad aiutare Gloria Crawfist. Oh, hai parlato col signor Sumida? No! Vedi, Timus? Spider-Man non ti farà entrare al college. Lo farò, mamma, promesso! Scappo! Basta scherzare, servono le armi pesanti! Pesanti? Il ragno è finito! Ragazzone. E dire che dovrei essere a lezione di fisica a memorizzare equazioni astratte per situazioni ipotetiche. Ragno stesso. Preferisco questo genere di fisica. Conosco un ottimo consulente del lavoro! Spider-Man, è lì sopra! Ok, l'app è stata aggiornata. Dacci uno sguardo. Bel lavoro! Abbiamo una nuova richiesta. Genki, bel lavoro con l'app. Sarà utile a un sacco di gente. Grazie. Miles, sistemiamo le ultime richieste e torniamo a scuola. Spider-Man! Salvaci! Danneggiato un condotto del gas! Un cristallo! Controllo! Ancora tu, Marco?
Non ti abbiamo appena steso! Miles, sono MJ. Come vanno le cose? Sto combattendo contro Sandman! Possibile che sia già evaso! No, sono a Rapted e qui davanti a me. Forse ho capito cosa succede. Aspetta, fammi parlare con i medici. Ok, comincio a stancarmi. Ok, ho parlato con i medici. C'è una specie di cristallo lì da te? Sì! Ok. I medici dicono che la mente di Marco è andata in pezzi. Letteralmente. Cavolo! E da dove vengono questi tizi di sabbia? Sono parti del suo subconscio che cercano di proteggere il cristallo. Ma c'è di più. Se riuscissi a trovare tutti i pezzi, dicono che forse potrebbero farlo tornare come prima. Essere un uomo di sabbia è complicato! Ok, Marco. Cosa stava proteggendo il tuo subconscio? Prima eravamo insieme. Poi a un tratto sono rimasto da solo. Un cristallo parlante. Ok. Sembra contenere un frammento di ricordi di Marco. MJ ha detto che ci sono altri cristalli sparsi in città. Devo tenere gli occhi aperti. Ehi, puoi sistemare l'ultima richiesta? C'è un VIP bloccato in una limousine. Ok. Genki, Sumida è ancora lì? Sì, è con Eili al momento. Cercando di prendere tempo, muoviti. Perfetto. Spero che mi aiuti con il saggio per il college. Non ci hai ancora messo mano. Beh, visto che mi hanno già preso alla ESU, potrei aiutarti io. No, fai già troppo. E poi, se mi aiuti a entrare al college, continuerai a vantartene per secoli. Beh, questo è vero. Ehi, via da quella limousine! Ehi, ragno, prendiamolo! Sono arrivati i disinfestatori, ragno! I paparazzi sono già una piaga! Se hanno le armi, poi! Giù! Fate proprio schifo, lo sapete? È nostro! Non potremmo vivere ciascuno come gli pare! Sale, ragnatele, no! Spider-Man è... Vediamo come sta il passeggero. Jonah James. Devo dirlo a Spider-Man. Va bene, signor Jameson, la porto subito in ospedale. Spider-Man, devi proprio vedere chi era il VIP nella limousine. Fremo dalla curiosità. Fammi sistemare questo idrante e arrivo. Signor Jameson, sono Spider-Man. Mi sente? Eccomi. A sinistra! Ehi, Spider-Man! Guarda chi c'è! Cosa? Dove sono? Spider-Man! Jonah, luce dei miei occhi, tutto ok? Aiuto! Mi hanno rapito! Cosa? No, io la sto aiutando! Fate una foto! Criminali mascherati rapiscono giornalista! Siamo alle solite. Comportati bene con i dottori. Mi
hanno rapito contro la mia volontà. Io non... No! Minacce! Voi due siete una minaccia! Ma J. Jonah Jameson non vi molla, capito? Non vado da nessuna parte! Ehi, dove andiamo? Dove stiamo andando? Signor Parker, dove si trova? Preside Evans. Sì, sì, sono proprio Peter Parker. Mi scusi, c'è stata un'emergenza e... Ma arrivo subito, giuro. Se non è qui tra 10 secondi... Oh no, no. Presto. Non ci credo che l'ho fatto. Dov'è il signor Sumida? Oh, lui se n'è andato. Ha parlato di vacanze. Cosa? È fantastico, Ailey. E mentre non c'eri, ho scoperto che mi hanno dato la borsa di studio Rand. Sul serio? Sì. Coso, vai forte. Gran giorno per tutti. Peccato che non c'ero. Oh no, non posso guardare. E non posso non guardare. Preside Evans. Sì? Abbiamo deciso di arrivare. Lo so che sembra imperdonabile. Sembra? E mi dispiace. Oh, è così? A lei sembra? No, lo so, è che... Tutto questo è ridicolo. È l'ultima cosa che avrei voluto e non si ripeterà. Ne ho avuto abbastanza. No, ecco, se solo basta lei... con le scuse. Il suo lavoro è quello di proteggere gli studenti, non di abbandonarli. È licenziato. Bello. Se sei Spider-Man, deve essere dura tenersi un lavoro. Ma di certo tu ce la farai.